Riproponiamo alcuni editoriali del passato contro le privatizzazioni e a favore delle nazionalizzazioni dei beni e dei servizi primari dello Stato. Invitiamo a tener conto che il commento è stato girato in un contesto assai diverso dall'attuale. Per anni abbiamo detto e ripetuto fino alla stanchezza che privatizzare era poco meno di un crimine. Privatizzare si intende quelle parti dello Stato che solo la collettività è in grado di gestire adeguatamente. Ci voleva una crisi mondiale per aprire gli occhi non tanto ai privatizzatori, quelli sapevano molto bene gli affari che stavano facendo, ma al grosso pubblico che si è lasciato convincere che privatizzare era bello e che sarebbe stato più economico. Quando un'industria, un servizio tipico dello Stato in mano ai privati costa di più, perché oltre alla remunerazione del capitale, il privato cercherà di risparmiare sulla manodopera, sulla sicurezza. Un caso esemplare in questo tempo di crisi ci viene dagli Stati Uniti. Una notizia che è stata immediatamente silenziata. Un gruppo di giudici in Pennsylvania, si parla degli Stati Uniti, non di un paese qualsiasi, era solito prendere, percepire tangenti per milioni di dollari dai proprietari delle carceri della Pennsylvania. In quello stato, infatti, la maggior parte delle carceri è posseduta dai privati. E come fossero tanti albergatori, avevano bisogno di clienti. E avevano spinto i giudici a condannare, sentite bene, quanti più ragazzini possibile, al fine di avere una numerosa popolazione carceraria e quindi poter lucrare sullo Stato. I giudici si erano prestati al gioco e avevano comminato pene durissime detentive a ragazzi meritevoli di un istituto di rieducazione, al massimo di qualche scapaccione, 1 anno, 2 anni di prigione. Gli albergatori, pardon, i tenutari delle carceri incassavano e poi distribuivano agli aventi diritto, fra virgolette, cioè ai giudici. Privatizzare è bello, siamo sicuri che i giudici corrotti più di una volta nella loro carriera l'avevano detto.